Sono le 11:01, questa è Sites Web Network, vi diamo subito le prime notizie del mattino e le top news del fine settimana. In studio Massimo Bonella, Pianeta Oggi TV, collegato da Venezia, alla regia centrale c'è Rosario Moreno di Sites Web Network. Dunque, in primo piano, un medico ortopedico del pronto soccorso di Iseo, nel Bresciano, è stato condannato a 4 anni per violenza sessuale nei confronti di 6 donne, 2 minorenni. L'uomo avrebbe approfittato di visite ortopediche per indugiare sulle parti intime con la scusa di approfondire il quadro clinico. Il medico ai domiciliari dal 2013 e sospeso dal lavoro prima della sentenza aveva versato alle 6 vittime un risarcimento di 90.000 euro totali per aver causato disagio o sofferenza. Un trentenne di Cattolica ha ucciso in casa la moglie a coltellate e poi si è tolto la vita. Pare che l'uomo abbia agito per gelosia nei confronti della compagna, 3 anni più giovane. I due erano siciliani, ma da alcuni anni vivevano nella cittadina romagnola. Con loro in casa c'erano i due figli piccoli, gemellini di 4 anni. A dare l'allarme i vicini di casa che, sentite le urla, hanno chiamato i carabinieri. Ma quando i militari sono arrivati sul posto, il delitto si era già consumato. Dall'estero sale la tensione ancora a Hong Kong, dove la polizia ha di nuovo usato manganelli e spray al pepe contro i dimostranti nel quartiere commerciale Mong Kok. Secondo testimoni, gli studenti hanno circondato gli agenti replicando le accuse di collusione con la mafia cinese. In decine di migliaia sono ancora in strada a reclamare la democrazia. I leader della protesta sostengono che il dialogo può riprendere a condizione che la polizia si ritiri. Il discorso governatore ha avvertito ieri che il governo è determinato a riportare l'ordine entro domani. L'ultimatum giunge dopo una settimana di proteste e le violenze di ieri, ricordiamo 19 arresti, 18 feriti. Ritorniamo in Italia. Partiranno subito dopo l'arrivo delle lettere di licenziamento i primi ricorsi dei 182 orchestrali e coristi dell'Opera di Roma che il CDA del teatro ha deciso di cacciare via in tronco. È quanto emerge negli ambienti sindacali. Rabbia tra i 200 lavoratori dell'opera in sit in davanti al Costanzi. Non rubateci il futuro, non uccidete il nostro amore per la musica, recitano i cartelli. All'iniziativa presenti tutte le sigle sindacali contestate per le divisioni e gli interessi di parte che hanno portato alla situazione attuale. Tra le richieste, dimissioni del sindaco Marino, del sovrintendente Fortes, assemblea permanente, occupazione del teatro. Abbiamo una notizia che ci è giunta poco fa in redazione di sport. Preoccupazione per Bianchi, il pilota francese della Marussia sarebbe finito sotto la gru impegnata a recuperare la vettura di Adrian Sutil e privo di sensi è stato trasportato in ospedale a Suzuka. Bianchi non è cosciente, è privo di sensi ed è stato inviato all'ospedale in ambulanza perché a causa del peggiorare delle sue condizioni non può essere trasportato in elicottero. Così il responsabile della comunicazione della FIA, Matteo Bonciani, fa capire che l'incidente occorso a Bianchi è molto grave. Dunque, diamo adesso uno sguardo alla homepage della nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net. Subito a taglio primo un flash che riferisce di una importante conferenza antimafia che si è svolta ieri a Varese a partire dalle ore 16:30. Una conferenza che ha avuto grandissimo successo, era strapiena e ci sono stati grandi applausi interminabili con tutto il pubblico presente in sala che si è alzato in piedi dopo l'intervento di Antonino Di Matteo. Poi a seguire un comunicato stampa a carattere locale per quanto riguarda, diciamo, la regione toscana, la bassa Toscana, provincia di Siena,
La Fiera Ponte che si tiene ogni anno a fine settembre a Montepulciano Stazione. Dunque, leggiamo un attimo: azione di repressione dell'abusivismo sollecitata dagli ambulanti, venditori abusivi in fuga alla Fiera al Ponte di Montepulciano Stazione, alla vista della Polizia Municipale. Hanno abbandonato le merci. E questo è quanto dunque è successo alla Fiera al Ponte di 2014 di Montepulciano Stazione. Si prosegue, abbiamo adesso un articolo che ci porta all'estero, precisamente si tratta di un video di Giulietto Chiesa che è intervenuto ad una conferenza ad Alessandria e questo video ce l'ha inviato Nicola Alberi di Pandora TV, che in quel momento ha fatto il corrispondente anche per Pianeta Oggi TV e di conseguenza poi per Sarto Web Network, perché anche Sarto Web Network, ricordiamo, è in stretta collaborazione con Pandora TV. A seguire un altro video, praticamente sarebbe il settimanale di Pianeta Oggi TV, dal titolo Pianeta Oggi Reporter, dove si parla di contratto di fiume e salvaguardia del territorio. Qui c'è una serie di interviste, c'è un giro che viene fatto attorno a Mestre, in modo particolare ci siamo soffermati sul bosco di Mestre e sul fiume Manzenego che praticamente arriva alle porte di Mestre. Poi una notizia, ritorniamo a Montepulciano, una notizia del Bravio 2014, la manifestazione nota a livello internazionale che si tiene ogni anno ad agosto a Montepulciano. Parliamo di Montepulciano centro storico, prima eravamo a Montepulciano invece stazione, Montepulciano Scalo, che c'era appunto, che c'è stata la fiera al ponte. Poi proseguiamo con la home page, abbiamo un articolo molto interessante, De Mita, non vedo, non sento, non parlo, le risposte delle tre scimmiette cucite addosso all'ex statistica, articolo di Giorgio Bongiovanni di Antimafia 2000. Poi ancora, in primo piano, processo Stato-mafia napoletano davanti alla Corte. Qui abbiamo un altro articolo di Lorenzo Baldo, vice direttore della testata online antimafia2000.com. Quindi proseguiamo, c'è un altro comunicato stampa sempre di Montepulciano, poi ritorniamo all'antimafia, Scarpinato accura nuova intimidazione al procuratore generale di Palermo di Antimafia 2000. Qui c'è un articolo e a seguire tutti gli altri articoli che sono correlati. Si prosegue, abbiamo ancora in home page Ecomondo 2000, la trasmissione speciale che è andata in onda giovedì, ormai credo siano 2 settimane fa, circa giovedì sera alle ore 22, dove abbiamo parlato della crisi di oggi, le cause, cosa si può fare per venirne fuori, quali vie di uscita, e abbiamo parlato con il dottor Giovanni Isnaulini. C'è ancora il video che riprende questa chiacchierata a Sites Web Network. Poi ancora un altro articolo, sempre di Antimafia 2000, di Matteo, le minacce ai PM hanno anche origine appartenente, scusate, le minacce ai PM hanno anche origine apparente e dichiarata istituzionale o paraistituzionale. Questo è un altro articolo che trovate su Antimafia 2000. Bene, detto questo, non è finita perché da quest'oggi vi diamo le notizie anche. Vi riportiamo le notizie anche della homepage di antimafia2000.com. Dunque, iniziamo subito con le prime. Dunque, diamo un'occhiata, lo vediamo insieme per la prima volta. Quindi, datemi un attimo il tempo di capire un attimo perché gli articoli sono tanti. Questa prima pagina è veramente articolatissima. Dunque, il PD è morto di Matteo Renzi e il suo becchino. È un articolo di Saverio Lodato. Il SISL seguiva scusate, il protocollo farfalla soldi dei servizi di quattro. Niente, mi sfugge. Aspettiamo allora un attimo che ricarichiamo la pagina e poi vediamo di darlo. Allora, il PD è morto di Saverio Lodato, un articolo molto interessante, vi invito a leggerlo. Il SISL seguiva anche Rina e Bagarella di Aaron Pettinari.
il protocollo farfalla soldi servizi e ot a otto borse per avere soffiate sulle coste, un altro importante articolo. Poi a seguire nuove prove contro Mori di Aaron Pettinari, poi Riccio Ilardo e la finalità occulta di Mario Mori, sempre di Antimafia 2000. Poi ci sono altri articoli. Dunque, condannato Salvatore Borsellino dovrà risarcire di Pisa, sempre di Antimafia 2000. Siamo nella home page, lo ricordo. Si prosegue il film della Guzzanti, l'unica trattativa valida di Giorgio Bongiovanni. Napolitano e il suo diritto all'amnistia di Saverio Lodato del 26 settembre. Poi a seguire processo Mafia, habemus data, Napolitano deporrà il 28 ottobre, fissata la convocazione del Presidente della Repubblica di Lorenzo Baldo. E poi ancora, Stato Mafia, Sinacori o Sinacori, colpire il patrimonio artistico per scendere a patti di Lorenzo Baldo e Miriam Cucu. Questo articolo del 2 ottobre 2014. Vediamo se abbiamo altre. Intanto prendo un po' di fiato, se ci sono altri articoli interessanti da segnalare, perché all'interno di Antimafia 2000 c'è anche l'inserto Terzo Millennio, l'approfondimento che si chiama Terzo Millennio. Iniziamo con questo articolo: guerre, i sauditi ammettono, attacchiamo l'ISIS in Siria per abbattere Assad. L'ha detto il ministro degli esteri saudita a poche ore dallo scoop sul dossier che conferma il finanziamento saudita agli attentatori dell'11 settembre. Poi ci sono altri articoli ancora collegati. USA, il riarmo nucleare del premio Nobel per la pace, Ucraina, Putin a Poroshenko, ritorsioni se applicate, accordo di associazione con l'Unione Europea. Ucraina, una modesta proposta, esportiamo olio di ricino di Giulietto Chiesa. Messico, preso il re del narcotraffico, era ricercato anche negli USA. Questo è tratto a sua volta da Repubblica del 2 ottobre 2014. Poi a seguire abbiamo Alternativa Pandora TV, perché anche Antimafia 2000 collabora con Pandora TV. Ecco, vi diamo già l'idea di tutta la rete che si sta formando per far emergere un'informazione che normalmente sui TG nazionali, coloro che hanno avuto tutte le frequenze, non vengono date. Dunque, Alternativa Pandora TV, referendum buoni, referendum cattivi, e questo è l'editoriale di Giulietto Chiesa che pone il nome Il Punto. Poi ancora, quello che i media non ci hanno detto sulla guerra in Ucraina, sempre da Pandora TV, con l'intervento di Giulietto Chiesa. A seguire, premio Ilaria Alpi, la catena delle notizie da Pandora TV 20 settembre 2014. Al premio Ilaria Alpi c'è l'intervento di Giulietto Chiesa. Vediamo altre cose ancora? No, vi posso ritornare, visto che siamo in tema di Pandora TV, della conferenza di ieri sera, che è stata davvero un successo, perché c'è stato innanzitutto il pieno del pubblico, c'era la sala strapiena, e comunque abbiamo da riportarvi che per chi non lo sapesse, che c'è stata questa conferenza sul tema della lotta alle mafie ed educazione alla legalità, organizzata dalle Agende Rosse di Salvatore Borsellino, Antimafia 2000, Libera. I relatori sono stati l'ingegner Salvatore Borsellino, fondatore delle Agende Rosse, il dottor Antonio Di Matteo, sostituto procuratore di Palermo, molto importante l'intervento di Antonino Di Matteo, che alla fine tutto il pubblico si è alzato in piedi con un lungo applauso davvero interminabile. A seguire, Giorgio Bongiovanni, fondatore e direttore di Antimafia 2000, poi la dottoressa Anna Maria Fiorillo, sostituto procuratore presso il Tribunale di Milano, il dottor Salvatore Bellomo, sostituto procuratore di Monza, dottor Giulio Cavalli, scrittore, attore, regista, dottor Lorenzo, Frigerio, giornalista di Libera Informazione. Ha moderato il vice direttore della rivista Antimafia 2000, Lorenzo Baldo. Dunque, non mi sembra che ci siano altre notizie dell'ultima ora. Io direi di chiudere qui questo notiziario un po'
po', come dire, rinnovato. Abbiamo dato lettura anche della homepage di Antimafia 2000, molti articoli, come avete sentito, che vi invito a dare un'occhiata, collegamenti anche con Pandora TV. E dunque, a questo punto c'è ancora sì, una notizia da darvi, perché a proposito di nuove trasmissioni, questa sera ne partirà un'altra, l'ennesima, possiamo dire, verrà condotta sempre da sottoscritto sulle frequenze dell'emittente radiofonica interregionale Radio Piper Fontana Fredda. Inizieremo con una diretta a partire dalle ore 18:30 con la collaborazione in studio del direttore artistico di Radio Piper Fontana Fredda, Paolo Gavasso. Avremo ospiti in studio. La trasmissione si chiamerà Pianeta Oggi, eventi dal mondo. Avremo dunque il fondatore. E colui che poi anche ha ideato questo progetto relativo all'associazione culturale Il Sicomoro, che è Domenico Santin, un noto ex sindacalista, avrà molte cose da raccontarci. A seguire l'altro ospite, Alviano Appi, che è molto preparato per quanto riguarda la spiritualità. E ci sarà l'intervento straordinario, vediamo se via telefono o addirittura presente in studio, di Giorgio Bongiovanni, direttore di Antimafia 2000. Oltretutto ricordo che lui sta portando avanti un'esperienza unica al mondo che è stigmatizzato. Proprio ieri sera a Video Telecarnia alle 23:40 c'è stato uno speciale, sempre condotto dal sottoscritto, dove abbiamo potuto far vedere anche un'estrapolazione dell'analisi che si era sottoposto nel 93, documentate dalla televisione intercontinentale Televisa Messico con il noto giornalista Jaime Maussan. Quindi allora ricordiamo questa sera appuntamento alle 18:30 su Radio Piper Fontana Fredda. Per poter ascoltare questa emittente, vi sintonizzate soprattutto coloro che abitano nell'Alto Adriatico, vale a dire dalla provincia di Venezia Est fino in Croazia e tutto il Friuli centrale, la Venezia Giulia, ovviamente, le spiagge, Bibione, Lignano, Grado, fino ad arrivare a Trieste, su frequenza FM stereo 88 e 800. Ve la ripeto, FM stereo 88 e 800. Per coloro invece che vorrebbero ascoltare la trasmissione fuori ambito regionale, fuori ambito interregionale, cioè in tutta Italia e non solo, allora vi do un altro appuntamento. Questa trasmissione la potete riascoltare attraverso la emittente radio-televisiva online di Treviso, Sites Web Network, da dove vi parliamo in questo momento. Dunque, al giovedì, e quindi sarà ogni giovedì, a partire dalle ore 22. Sitesweb.it, basta che cliccate lì oppure entrate su pianetaoggitv.net, andate nel link Sites Web Network e potete quindi ascoltare la trasmissione di Radio Piper Fontana Fredda. Quindi questa sera 18:30 su Radio Piper Fontana Fredda, giovedì, ogni giovedì a partire dalle ore 22, la replica su Sites Web Network. Mi sembra veramente tutto, sono le 11:19, vorrei salutare in diretta, visto che oggi insomma è un po' una novità, abbiamo rinnovato un po' tutto, vorrei quindi anche far parlare un attimo il nostro amico, che grazie a lui vanno in onda tutte queste trasmissioni, altrimenti se viene a mancare la parte tecnica non va in onda proprio in bel niente, forse il buon scopo, non lo so. Allora, Rosario Moreno, come stai? Buongiorno intanto da me. Buongiorno a te, caro Massimo. Non so se mi sentite in questo momento. Bene. Allora, tutto bene? Ho ascoltato queste novità, insomma, che ci hai detto, soprattutto di questo appuntamento, anche della domenica, della pagina di Antimafia 2000. Ma la cosa che mi farà piacere è proprio la trasmissione delle 18:30 su Radio Piper, perché è una bella novità questa per quanto riguarda, diciamo, l'informazione. Vero Massimo? Certo, infatti dopo guarda, ti darò anche il link in modo tale che tu ti puoi allacciare. Ecco, mi è venuto in mente questo a proposito Sì. di argomenti tecnici, vedi come sono importanti effettivamente. Certo. Benissimo, allora guarda, io ti restituisco la linea per la programmazione in rete, so che la giornata è ricca insomma, di programmi tra musica e informazioni e dunque a te Rosario con l'augurio di una buona giornata e naturalmente esteso a tutti i nostri ascoltatori. Benissimo Massimo, grazie e buon proseguimento a tutti quanti, quelli che ci ascoltano.
la replica sanno tutti ormai di questa trasmissione della domenica mattina, sia sulla web TV che sulla web radio e comunque nel palinsesto sul sito www.sciencewebnetwork.it. Buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci.